non che si deve riballare ai genitori, ribellare ai carabinieri, ribellare all'autorità costituita. Anzi, bisogna seguire quello che indica l'autorità costituita, perché la società si basa su delle regole necessarie. Però noi dobbiamo avere anche la nostra autonomia morale di capire dov'è che la regola va seguita perché è necessaria alla società, o dove la regola invece va disattesa perché è necessaria a noi. Cioè è lo spirito della regola che conta, non la regola. Cioè l'uomo non è fatto per le leggi, sono le leggi che sono fatte per l'uomo. Ecco, noi rimaniamo uomini liberi e in questa libertà noi agiamo e diventiamo consapevoli. Poi, essendo consapevoli, non vuol dire che dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento e fare delle cose diverse. Soltanto dobbiamo, se siamo consapevoli, finalmente facciamo le cose giuste. Le stesse cose, ma le facciamo in modo giusto e non costruite. No, c'è chi... Non lo so, se c'è qualcuno, se no. Ti volevo chiedere, qual è le guide del Cerchio Firenze, che cosa hanno detto a proposito del rapporto tra interno ed esterno, cioè dell'interno dell'uomo rispettivamente alla creazione della sua realtà? Si è corretto dire che non è tanto quello che accade fuori che condiziona l'uomo, quanto gli stati interiori dell'uomo creano quello che l'universo poi gli rimanda? Eh sì, infatti è la seconda, l'hai detto. Volevo capire in che termini le guide del Cerchio. Sì, sì. No, no, è una battuta, scusa. No. Cioè, no. Ma... Questo non sei creato da... Sì, 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 cosa? Calma. È quello, il fatto è questo, che hanno detto molto di più di quello addirittura, e certamente la fisica quantistica insegna, che dice appunto, addirittura è venuto fuori questo discorso che poi ora viene anche esaltato da tutte le varie studiosi, i vari studiosi del paranormale, che è che l'uomo condiziona la realtà, nel senso che lo sperimentatore guida il processo che sperimenta e gli dà l'impronta di quello che lui crede. L'esperimento delle due fessure con la particella e l'onda, cioè la luce prende forma di onda o di particella a seconda di quello che l'esperimentatore prepara. Se prepara e dice, ma vediamo se il fotone è un'onda, non è una particella, e allora prepara magari l'esperimento con determinate cose in modo da segnalare che è una con un'onda, e viene fuori che è un'onda. Se invece prepara l'esperimento per segnalare che è una particella, automaticamente scopre che è una particella. Ora, o è onda o è particella, il fotone non può essere due cose nello stesso tempo. Ecco che la realtà diventa una cosa molto più complessa di quello che si pensa, e viene sperimentata, e viene secondo quello che uno pensa, viene creata secondo uno pensa. Le entità hanno detto qualcosa ancora di più, però siamo nell'ambito molto esoterico, e che non lo so quanto possa essere compreso così in un'affermazione. Io lo dico, però è un'affermazione che è fine a se stessa, in realtà c'è tutta una storia prima e c'è tutta una storia dopo. Loro hanno detto, se voi vedete un film che vi emoziona, non esiste il film che vi ha emozionato. Nella realtà, a un certo livello di realtà superiore, nella verità oltre quello che può apparire, è la vostra emozione che ha creato il film affinché possa avere un appoggio per realizzarsi.